Ci sono gli Undertones con Teenage Kicks su Radio Capital ed è arrivato anche il momento di sentire il consiglio letterario di Flavia Capone, la founder di letturemetropolitane.it. Ciao Flavia, buona domenica. Eccoci, ciao. Oggi un consiglio veramente particolare che scatenerà grandi reazioni, credo. Immagino, la stampa ne ha parlato tantissimo, si è divisa anche la stampa a proposito di Odio gli uomini. Esatto, è un saggio, un mini saggio in realtà, veramente molto breve, di Pauline Armange, che è una attivista francese, femminista, ma insomma in generale una molto, molto convinta delle sue teorie. Si intitola Odio gli uomini e in effetti parla di questo, cioè della misandria, che sarebbe appunto il sentimento di odio verso gli uomini. E diciamo, lei parte da questo presupposto, dice: la misandria è assolutamente diciamo permessa da un certo punto di vista e non è affatto il contrario solamente della misoginia. Cioè, mentre l'odio per le donne molto spesso provoca delle reazioni violente e molto spesso sono gli uomini a dare violenza alle donne, lo stesso non succede al contrario. Cioè, le donne possono permettersi di odiare gli uomini perché appunto hanno del rancore verso di loro, ma di certo poi non finiranno per ucciderli. Questa è la sua tesi di base. È anche vero, lei dice che istintivamente noi donne siamo sempre portate a dire: ma non è vero che io odio gli uomini. Vero, esatto. E infatti ci sono una serie di stereotipi all'interno del libro che ovviamente vengono smontati dall'Armange. Lei dice: io da un certo punto di vista posso odiare gli uomini perché mi hanno fatto del male effettivamente e soprattutto mi hanno costretta all'interno di uno stereotipo di essere sempre carina, perfetta per i loro sguardi e quindi io ho diritto di odiarli. Ovviamente è una tesi un po' forte, cioè non è detto che tutti siano d'accordo, però almeno parlarne potrebbe essere interessante. No, perché è anche vero, come spesso io dico, che ci sono tante donne che traggono beneficio personale e non solo nell'essere belle per i propri uomini, cioè nel senso, ad un certo punto bisogna anche uscire dall'ipocrisia e raccontare le cose come stanno. Ci sono tante donne, io per esempio mi faccio bella per il mio compagno, ma non per questo mi sento una sottomessa dell'uomo, lo faccio a ragion veduta, lo faccio con criterio e immagino che anche tu faccia la stessa cosa. Ma sì, diciamo che il discorso esce un po' dalla relazione personale con un uomo, no? Cioè lei dice: il problema è quando io devo sottostare a dei canoni per tutti gli sguardi maschili, non per quelli della persona che amo, ovviamente, no? Però secondo me, ecco, l'importanza di questo libro sta proprio nel dibattito che ne viene fuori. Cioè, uno può non essere d'accordo perché alcune tesi sono abbastanza forti e anche le femministe stesse non sono d'accordo, però almeno poterne parlare forse crea un ambiente più inclusivo, no? Assolutamente. Tra l'altro la gestazione di questo libro, o diciamo quello che è successo dopo la nascita del libro, è stato molto particolare, perché c'era questa piccola editore in Francia, se non ricordo male, l'ha pubblicato, e poi ci sono state delle minacce che sono arrivate a lei, all'editore, denunce penali, c'è stato un funzionario del ministero, ministero francese chiaramente, per la parità di genere, che l'ha accusata di incitare all'odio. Cioè, è successo veramente di tutto. Sì, perché in effetti lei, come ti dicevo, è parecchio forte nelle sue esternazioni, no? Però è chiaro che va inserita all'interno del suo contesto, anche delle cose che lei dice. Cioè lei dice, per esempio, le donne subiscono un carico mentale, questo lo sappiamo, che molto spesso giustificano automaticamente, no? Senza porsi il problema che invece sia una cosa sbagliata. Dobbiamo imparare proprio quest'ultimo punto, per me potrebbe essere la chiave proprio di svolta su tanti meccanismi. Allora, ricordiamo, Odio gli uomini, dillo tu per favore il nome di lei, che sei più francese di me. Allora, Pauline Armange, e in Italia pubblicato da Garzanti. Perfetto, grazie a Flavia Capone, andate a guardare letturemetropolitane.it. Ciao tesoro, grazie. Grazie, ciao. Capital Underground.